Eccoci di nuovo qua, cari amici di Focus, il Ministero della Vita. Siamo di nuovo qua nel salotto di Anna e io, come al solito, sono felice di ospitare un nostro ormai amico di Focus che ci parla da lontano, ma che eccolo qua, il nostro grande Nader Butto, ben arrivato. Grazie, buonasera a tutti. Ben arrivato anche da parte di Enrico Valentini. E da parte di tutti quanti i nostri amici che so che ti stanno aspettando con molta ansia e con molta gioia. Sei stato molto richiesto, caro Nader, l'altra volta Grazie a Dio, grazie a Dio. è stato un successone, è piaciuto molto questa diretta che noi abbiamo fatto, ma anche questa sera ci daremo dentro, che qui di cose da raccontare, Nader, ne abbiamo tante, un po' alla volta, ecco, no? Potremo cercare di rendere partecipi i nostri amici di quelli che sono i tuoi grandi percorsi di ricerca. Vedo che stanno iniziando ad arrivare. I nostri amici aspettiamo un po' perché così insomma si possono collegare, ma siete già tantissimi collegati. Allora, questa sera insomma non c'è bisogno di presentarlo Nader Butto, però ricordo a tutti che Nader Butto è soprattutto, prima di tutto, è un cardiologo, un medico, un cardiologo, cardiochirurgo, anche che però ha fatto delle ricerche per tutta la vita e è andato a indagare su quelle che sono le varie medicine delle culture dell'uomo, no? E ha fatto un percorso di tanti anni di ricerca. La cosa bella di Nader è questa sua grande apertura, no? Nader, questa è sempre una cosa che a me ha colpito di te sempre perché ti ho visto sempre andare avanti, andare oltre a quelli che sono i limiti dei traguardi raggiunti per andare a indagare se ci sono delle opzioni nuove, delle possibilità di integrare, e difatti tu proprio in questo percorso che hai fatto di integrazione, di studi, di ricerca delle varie culture e delle varie medicine, hai creato questo tuo metodo di cui io vorrei parlare a lungo, insomma, questa sera con te, perché io trovo che sia veramente, cioè, l'avanguardia, il presente, ma soprattutto il futuro. Ecco, credo, io vedo in questo, cioè, il futuro, ecco, della medicina. Il tuo metodo si chiama appunto medicina integrativa unificante, no? Ecco. Lascerei parlare te, intanto ringrazio i nostri amici che sono sempre più numerosi. Benvenuti tutti nel salotto di Anna su Focus 3.0. A te, Leonardo. Grazie innanzitutto per l'invito, sono molto felice di poter condividere le idee, perché alla fine se noi siamo venuti alla vita per poter fare l'aggiornamento, quindi la nostra vita è un aggiornamento continuo, nel senso che tutto il tempo abbiamo questa necessità di imparare nuove cose, di cambiare e di crescere per poter evolvere e andare un passo in più verso la luce. Quindi cominciamo dalla fine, perché se abbiamo definito esattamente per cosa siamo venuti alla vita, diventa più facile la vita stessa, perché capiamo. C'è un proverbio spagnolo, no? Ti dico, questo proverbio è molto bello e anche molto significativo, perché una volta che abbiamo capito, diventa molto chiaro. Il proverbio dice così: il mundo se aparta para dejar paso al hombre que sabe dónde va. Il mondo si apre di fronte all'uomo che sa dove va. Quindi una volta che hai definito bene il tuo cammino, la tua direzione nella vita, sai esattamente la tua missione, diventa una responsabilità anche per poter compiere questa missione e lo fai con felicità, con piacere, lo fai con amore e ti sente una libertà, una vera libertà di poter fare questo cammino. Quindi non è che siamo venuti qui per ottenere cose, per accumulare beni materiali, per poter essere più importanti, per essere più famosi, per essere. Tutte queste cose sono in realtà relazionate al nostro ego. Io definisco questo come l'anima animale, perché magari anche durante la nostra conversazione spiegherò
dell'anatomia dell'anima, come è fatta l'anima, perché questo è il tema principale e centrale che manca anche in tutte le discipline spirituali. Quello che manca la vera essenza è di descrivere l'anima. Cos'è l'anima esattamente? Come possiamo capire l'anima non solamente dal punto di vista filosofico, ma energetico, fisico, addirittura fisico e energetico, cioè. Sì, perché a parte l'energia c'è anche informazione, perché l'anima fatta da energia e informazione, come il nostro universo è fatto da informazione, energia e materia. Queste tre parti del nostro universo, e noi racchiudiamo dentro di noi tutto ciò che c'è nell'universo. Quindi per solamente cominciare, la mia ricerca comincia veramente fin dall'inizio, quando ho capito che abbiamo trascurato completamente l'aspetto psicologico in medicina e non abbiamo preso in considerazione per niente l'aspetto dell'anima, perché non esiste né anima nella medicina né spirito, certamente, e la psicologia per psicologi, quindi non c'entra niente con la medicina. Però Nader, scusami, vorrei solo fare un momento di riflessione. C'è da dire però che nell'evoluzione delle ricerche, ecco, dell'uomo, la visione comunque ha avuto un suo avanzamento, nel senso che una volta, cioè, il corpo non era considerato nella sua totalità, ma era considerato a pezzi, quindi abbiamo invece incominciato ad avere una visione più olistica del corpo. La mente non esisteva, abbiamo dovuto aspettare i primi del Novecento, del secolo scorso, per parlare di psicologia. La psicanalisi è arrivata dopo, per parlare poi di inconscio. Adesso stiamo andando avanti, stiamo incominciando a fare la transpersonale, ecco, di psicologia, no? Che ci porta verso qualcosa che trascende solo quella fisicità o psichicità. Sì, o no? Sì, però anche tornando alla psicologia, quando chiede la domanda: ma questa parte della psiche, che viene divisa in id, ego e superego, questa divisione dove viene? I neuroscienziati che hanno scavato nel cervello non hanno trovato nessuna parte nel cervello che corrisponde a questa divisione. Sì. E poi quando chiede delle cose che sono usate normalmente, usualmente, anche senza dare un senso, quando dice inconscio, ma cos'è l'inconscio? Dove si trova questo inconscio? Quindi è stato terreno di battaglia e lo è ancora adesso. Non più, perché una volta che abbiamo capito cos'è l'inconscio, quando possiamo capire cos'è l'inconscio e quasi cosa sono queste tre parti della psiche? Quando introduciamo l'anima in considerazione. E vi dico l'idea dell'inconscio in maniera molto semplice e tutti possono capirlo. Allora, l'inconscio non è altro che l'informazione presente nell'anima che non ha interagito col cervello. Quindi tutto ciò che è vibrazione informazionale fuori dal cervello, questo si chiama inconscio. Quindi è inutile andare a scavare a cercare l'inconscio nel cervello, perché nel cervello non c'è inconscio. Certo. L'inconscio è l'informazione, come questo cellulare, no? Questo cellulare, e finché l'energia e l'informazione non ha interagito con l'antenna e non si è manifestata, tutta questa informazione che c'è attorno in questa nuvola di informazione si chiama inconscio. Diventa cosciente quando interagisce col cellulare e si manifesta con il contenuto informativo. Così esattamente succede. Da inconscio diventa conscio. Esatto, cioè diventa molto chiaro che nell'introdurre questa dimensione dello spirito e dell'anima, fra l'altro ho pubblicato dei articoli nei giornali scientifici, e hanno passato peer reviewers, la critica dei colleghi,
l'hanno accettato. Infatti, uno di questi articoli è introdurre la dimensione spirituale alla psicologia. Sì, molto bello, l'ho letto quell'articolo, che è molto bello perché ci fa capire che finalmente ci stiamo portando un po' avanti. Infatti ci siamo per capire quello che è stato accettato fino adesso, che si chiama psicologia, perché quando dice a un psicologo cos'è la psiche, non sa dirmi cos'è la psiche, dove si trova la psiche, cos'è? Non si può definire la psiche, e stanno cercando, scavando nel cervello, pensando che la psiche è prodotta dall'attività dei neuroni. Ma dico, va bene, supponiamo che questo è vero. Ma i neuroni che vengono attivati, chi è quello che li attiva? In maniera casuale, randomale, così? O c'è qualche informazione intelligente, precisa, che fa attivare certe zone nel cervello? E se questa è la risposta giusta, che c'è qualche informazione precisa, chi è questa informazione? Dove si trova? Allora diventa inevitabile introdurre la dimensione spirituale. Che fortunatamente la tecnologia di oggi ci può spiegare questo, perché nel paragonare il telefonino al nostro cervello si capisce subito che c'è una informazione che viene captata da un cervello, che risulta che il cervello, e questa è la buona notizia, nel cervello non c'è niente. Però serve da modem. E il cervello esattamente è il processore dell'informazione. Sono dei circuiti neuronali che sanno elaborare l'informazione che c'è nell'anima per manifestare come psiche. Questo ci fa capire che la cabina di regia è fuori dal cervello. Esatto, perché infatti questa è la parte centrale quando ho capito in realtà che Certo. per fare una buona salute, buona medicina, non è sufficiente andare ad aggiustare la macchina biologica. Questa macchina biologica, c'è qualcuno che sta guidando questa macchina. Io non sono il corpo fisico. Io sono una entità spirituale che sta usando questo corpo fisico per poter realizzare il mio cammino in questa vita. Quindi quello che sta parlando in questo momento, io sono un'anima. Sì. E senza questo corpo non avrei potuto parlare o fare sentire la mia voce. Quindi chiaramente diventa tutto un altro peso nel capire la prima cosa per fare una buona salute, la prima cosa dobbiamo chiedere la domanda: ma chi è l'uomo? Come è fatto questo uomo? Allora risulta che la base è che l'uomo è fatto da corpo, psiche e anima, tre parti. E per capire meglio questo concetto, un'altra volta torniamo alla fisica. Nell'astrofisica oggi sappiamo che il 73% della nostra realtà, dell'universo, è fatta da energia scura. E il 23% della realtà dell'universo è fatta da materia scura. E solo il 4% della nostra realtà è fatta da materia. Materia, certo. Materia, antimateria, l'antimateria è molto più grande della materia. E allora, la questione dell'antimateria è un'altra questione. Se guardiamo prima l'energia scura è la maggior parte dell'universo fatto da questa energia, che non c'è nessun modo da misurare direttamente questa energia, perché in realtà non ha massa, non ha energia nemmeno. Noi la chiamiamo energia, però non è in grado di compiere un lavoro. Possiamo dire al vuoto, e il vuoto è l'energia scura. Quindi, Un vuoto, ma è un pieno. sì, esattamente, questo vuoto ha una certa densità. Fra l'altro, ho scritto diversi articoli scientifici in fisica che tratta questo vuoto e la densità di questo vuoto e come la realtà fisica è nata da questo vuoto, perché la teoria attuale del Big Bang ti dice solamente che la materia ha cominciato dopo il Big Bang. E Bene. quando chiede al fisico: ma dimmi per favore, ma da dove viene tutta questa materia? Ti
ti dice che è venuta da un punto infinitamente piccolo che è avvenuto durante il Big Bang. Ma dico qui, ma c'è una violazione del principio della conservazione dell'energia. Come puoi creare un universo così grande da un punto infinitamente piccolo? Non esiste. Sì. Allora dici no, perché la legge della conservazione dell'energia comincia solo dopo il Big Bang. Quindi cominciamo di là e in più. Ma se prendiamo che il vuoto è, in realtà, è quello che è diventato energia e poi è diventato materia, diventata una condensazione del vuoto che si è trasformata in quanti, in quantum, e questi quanti in realtà sono le particelle elementari che sono manifestate grazie alla condensazione del vuoto, la condensazione del niente. E paragonando al nostro essere, esce fuori che il 73% della nostra realtà si trova nell'anima. Il 23% della nostra realtà si trova nella psiche e solo 4% della nostra realtà si trova nel corpo fisico. E noi abbiamo pensato, con grandi illusioni, che tutta la nostra realtà si trova nel fisico, fino al punto che tutto quello che non era fisico non apparteneva alla realtà. Dice, questa è la tua immaginazione, questo non esiste, no? Quindi tutta la scienza moderna, il presupposto su cui si muove la scienza, cioè la scienza, esatto, valida tutto ciò che appartiene allo scibile, allora può essere tutto quello che è misurabile, tutto quello che è evidente, che si può toccare, si può misurare, sì. E quello appartiene alla realtà. Ma quando io dico, ma i miei pensieri, le mie immaginazioni, le mie emozioni, la mia fantasia, i miei sogni sono molto più grandi della realtà fisica, e la maggior parte della mia vita si trova lì, in questa dimensione, non nella dimensione fisica. Io magari per fare una matita così, prima hanno pensato non so quanto, finché l'hanno fatto solo questa matita. Pensate tutti i pensieri che sono andati attorno a questa matita per crearla, solamente una piccola parte di tutti questi pensieri poi si sono convertiti in materia, ok? E così succede che la nostra realtà è fatta da corpo, psiche e anima, dove l'anima non è altro che l'energia e l'informazione che anima il corpo e anima la psiche. Questa è la definizione dell'anima. Quanto mi piace questo tuo parlare, caro Nader, condivido appieno, e tutto il mio percorso anche. Sono così felice di sentirti dire queste cose, perché aiutano tanto le persone. Queste parole servono a dare la visione più aderente a quella che è davvero la nostra essenza e il nostro esistere, no? Scusa. Il mio percorso sempre è stato nella ricerca di una teoria che unisce il tutto. Sì. Ho detto, una teoria giusta è la teoria che deve essere semplice, chiara e elegante. Ha una eleganza, ma anche ha una matematica precisa. E Dio parla con due lingue. Parla con la lingua della matematica e la precisione, ma parla anche con la lingua dell'arte e della bellezza. E della grazia. Sì, queste sono le due lingue. E allora capiamo che le persone che trattano matematica e arte, come non so, gli artisti confermati, come grandi scienziati che portano delle idee molto grandi per l'umanità, sono più vicine a Dio che le persone che vanno a pregare in chiesa ogni domenica e magari sono religiosi, no? Perché parlano lo stesso linguaggio di Dio e sono molto più vicini a Dio. Quindi parlando della tua ricerca, quindi del tuo metodo, perciò questa visione è corpo, mente e spirito, abbiamo detto. Corpo, anima e psiche. Sì. Corpo, anima. Perché la psiche è divisa in tre parti. Sì.
è divisa in emozione, mente ed intuizione. Quindi quando si dice mente non è equivalente a psiche. La parte mentale è la parte razionale. Infatti in inglese per dire psiche dicono mind e mind vuol dire mente. E la mente non corrisponde a psiche, mancano due aspetti. Manca l'aspetto emotivo e l'aspetto intuitivo. Quindi quando parliamo di anima, io divido l'anima in tre parti, anima animale, anima umana e spirito guida. Perché dalla mia osservazione, questo nel descrivere tutto l'universo con sette leggi, allora la terza legge universale è la Trinità universale, che è la legge della stabilità. E risulta che tutte le cose che sono stabili sono fatte da tre parti. Quindi quando parliamo di anima, parliamo di tre parti dell'anima. Quando parliamo di corpo, ci rendiamo conto che il corpo è derivato da tre componenti, da endoderma, mesoderma e ectoderma. E quando parliamo di psiche, parliamo di id, ego e superego. Quindi questa trinità si ripete in tutti i livelli. L'anima animale è il campo magneto-elettrico che anima e organizza il corpo fisico, è quello che è responsabile della vita, responsabile di tutti i processi fisiologici. Il funzionamento della macchina. Ma anche nell'anima animale ci sono tutte le nostre emozioni. L'animale ha paura, l'animale ha i desideri, l'animale ha dell'aggressività, ha della rabbia. Tutte queste emozioni sono presenti nella nostra anima animale anche. Allora, cosa succede? Che nel momento del concepimento, quando lo spermatozoo si incontra con l'ovulo, si forma una forza bipolare, e questa forza bipolare è la forza che muove la vita. Infatti, se lo spermatozoo non trova l'ovulo, l'ovulo dopo 72 ore muore, perché non c'è esistenza di un monopolo. Sì. Senti, c'è una. Sto guardando perché i nostri amici li ringrazio perché sono veramente tanti. Ho già visto tante domande. Ad esempio, guardo adesso la Amelia Sayami Dimo che chiede: ma come si fa a percepire davvero la propria anima? Allora, se capiamo che l'anima è fatta da tre parti, anima animale, anima umana e spirito guida, bisogna precisare quale parte vuoi sentire, perché l'anima animale è il campo magnetico e addirittura c'è uno strumento che si chiama SQUID che misura questa energia magnetica e addirittura può ricavare informazioni senza toccare il corpo da quello che sta succedendo dentro il corpo. Questa è l'anima animale. Mentre lo spirito guida e l'anima umana sono due stati quantici, sono due stati di informazioni, non sono energia come l'anima animale, sono informazioni. Lo stato quantico si aggiunge al campo magnetico dell'anima animale e informa l'anima animale quello che deve fare nel corpo. Quindi l'anima umana, come stato quantico, non può agire direttamente sul corpo fisico, ha bisogno di un corpo vivo per poter agire sul corpo. Quindi non vediamo mai un cadavere che comincia a parlare, per esempio, no? E tutti hanno paura del morto, Sì. che si alza e comincia a camminare e parlare. L'anima deve essere collegata a un corpo vivo. Chiaramente anche lo spirito guida. E qui viene la domanda: che differenza fra anima e spirito? Perché usiamo due termini diversi? Anima al corpo, cosa succede? Diventa anima. L'anima, quando lascia il corpo, diventa spirito. Quindi lo spirito è uno stato quantico senza corpo fisico. Ok, quindi lo spirito guida è fuori corpo, non è dentro il corpo, è la fonte della nostra intuizione, la nostra creatività, la nostra creatività e tutto quello che è nuovo. Fittuto. Mentre l'anima umana
il vero essere, l'essenza dell'essere umano, è quello che fa differenziare l'uomo dall'animale. Pensate che il 99% del nostro codice genetico è uguale a quello del chimpanzé. E stanno cercando dove vengono queste differenze fra uomo e chimpanzé, scavando dentro il corpo fisico e la fisiologia e la genetica. Non troveranno mai, perché E l'anima la differenza. la differenza proviene dall'anima umana che viene aggiunta al corpo fisico nel momento della nascita. Bravo. Quindi quando si prende la prima ispirazione, entra lo spirito e diventa anima umana che ci permette di poter parlare. Quindi senza anima umana. Nader, scusa se ti interrompo, pensa quante teorie i filosofi hanno creato intorno all'anima, no? Mentre invece cioè, si capisce chiaramente che l'anima entra in, quando il corpo esce dal ventre materno, l'anima si congiunge al corpo. Sì, quando nasce l'anima umana, Esatto. mentre lo spirito guida si aggiunge a noi nel momento dell'attribuzione del nome. Sì. E il nome della mamma creano una vibrazione con una certa frequenza e questo attira un spirito del mondo dei geni. Infatti il nostro spirito guida deriva dal mondo dei geni, mentre l'anima umana deriva dal mondo degli angeli. Quindi questa è la buona notizia, che Sì, noi siamo angeli. fondamentalmente siamo scintille divine. Infatti, ma con noi c'è anche un genio, e questo genio è la fonte della nostra genialità, della nostra intuizione e la nostra innovazione. E questo genio, però, se noi pensiamo in maniera negativa, diventa negativo, cioè diventa una fonte di ossessioni. L'ossessione che la persona soffre in realtà è dovuta al fatto che la persona ha pensato in maniera negativa, compreso se ha pensato negativo di altre persone, non di se stesso. Nel pensare negativo cosa fa? Sta nutrendo lo spirito guida con negatività e ti fa tornare negativo a te stesso. Per quello dico attenzione a quello che noi ci pensiamo. Anche la nostra anima si riempie di negatività. Sì, sto parlando dell'anima perché lo spirito guida fa parte dell'anima in realtà. Infatti, quando parliamo dell'anima, parliamo di queste tre parti, però per essere più precisi, diciamo di quale parte stiamo parlando. Quindi, nel cambiare il nome, puoi cambiare il tuo spirito guida. E questo che viene fatto, per esempio, in diverse culture, compresa quella ebraica, quando vanno dal rabbino e vedono che il destino va male. Cosa succede? Allora aggiunge una lettera al suo nome o cambia il suo nome o aggiunge un altro nome per cambiare il suo destino. In realtà, cosa hai fatto nel cambiare il nome? Quello che hai fatto è cambiare il tuo spirito guida, il tuo consigliere, perché lo spirito guida è il nostro consigliere, quello che ci consiglia. E nel cambiare il consigliere, allora puoi cambiare anche il tuo destino. Il problema è che quando cambi il nome devi essere sicuro che hai portato un consigliere migliore e non peggiore, no? Quindi, La domanda Nader, sì. come sei arrivato tu a formulare cioè, questa tua visione? Come sei arrivato a formulare, ad esempio, quello che hai detto adesso? La mia ricerca si basa su due principi, il principio dell'intuizione e il principio della logica. Il principio della intuizione che deriva dal nostro spirito guida. Il principio della logica appartiene all'anima umana. E quindi, siccome sono medico e dovevo parlare un linguaggio chiaro, ma anche scientifico, in maniera che non essere esposto alla critica dei miei colleghi, mi sono dovuto entrare proprio in dettaglio in tutte queste cose, anche di parlare con termini scientifici, in maniera che nessuno poteva dire niente contro questo. Infatti anche noi in medicina non è che ci insegnano fisica quantistica o ci insegnano della realtà. La medicina è basata sullo stesso principio meccanicistico del modello biomedicale, che è basato sul fatto che la medicina si funziona con farmaci.
Quindi qualsiasi cosa che hai problema ti dice: guarda, ce l'hai l'emoglobina bassa, ce l'hai il ferro basso, prendi questo ferro e aggiungi questo. Ce l'hai mal di testa, prendi il paracetamolo contro mal di testa. Hai un asma, prendi broncodilatatore. Però non abbiamo dato la risposta, ma perché tutti questi disturbi avvengono? Come mai una persona che è ipertensivo all'età di 40 anni diceva: ah, ma questa è una cosa genetica perché il tuo padre era ipertensivo anche. Dico: sì, ma io 40 anni ero senza pressione, come mai adesso è apparsa l'ipertensione? Allora, la cosa ancora più strana è che nel terzo anno di medicina si insegnano che lo stress aumenta la pressione di sangue. Quando siamo arrivati al sesto anno di medicina, la ipertensione si chiama ipertensione essenziale. Dico: scusa, cosa vuol dire essenziale? Dice: un motivo non conosciuto. Ma come non conosciuto? Nel terzo anno avete detto che era dello stress. E nel sesto anno come è scomparso lo stress? Non funziona più. Allora risulta che molto più facile convertire ipertensione essenziale, risolvere stress consuma tempo. Il medico deve stare lì più tempo per capire da dove viene questo stress, e alla fine il medico ha 7 minuti per stare con il medico di famiglia, no? 7 minuti con il paziente per poter rispondere Tremendo. la ricetta. Allora, il modello biomedicale, questo è chiaramente in questa epoca arrivato al massimo, e si è aperto una nuova visione. E ci siamo proprio svegliati per trovare un nuovo paradigma, paradigma che è in grado di integrare il corpo con la psiche, con l'anima. E da qui la chiamo medicina integrativa unificante. Perché? Perché ho aggiunto questa unificante? Perché dice: tanto la medicina integrativa c'è già, no? Però se guardiamo come funziona la medicina integrativa, in realtà non è integrativa, perché cosa dicono? Abbiamo un reparto di medicina convenzionale, magari ci sono certi casi che non sappiamo aiutare, facciamo acupuntura, quindi abbiamo anche aggiunto acupuntura, abbiamo aggiunto anche la shiatsu, abbiamo magari aggiunto omeopatia. Però questi sistemi e queste discipline non hanno un linguaggio comune fra di loro. Cioè, quando dici al medico: ma questi meridiani cosa sono? Il medico non sa, certo. Ha capito? Ma Quindi, secondo te qual è la via per l'integrazione delle diverse medicine? Cioè, nella tua ricerca io ho visto che appunto tu hai messo insieme un po', non so, l'Ayurveda, la medicina antica cinese, la quantistica, dopo parliamo anche di questo. Quindi, qual è la via per poter unire ma queste? in realtà io, cos'è interessante come sono andato nella mia ricerca. Prima ho trovato il modello e poi sono tornato alle medicine conosciute. Per esempio, ho trovato il modello che dice che nell'uomo ha due poli, un polo nel petto e un polo nel bacino. Questi due poli sono poli magnetici e connessi con delle linee energetiche magnetiche. Queste linee sono i meridiani che i cinesi l'hanno descritto. Ok? Allora sono andato a vedere questi meridiani, come, dove corrono e la loro caratteristica. È diventato più facile capire, perché anche nella medicina cinese non ti dicono da dove originano questi meridiani. È una cosa curiosa che nella medicina cinese non esistono poli. Certo. Non esistono poli, no? Sì. E poi la medicina cinese ti dice: no, ci sono chakra, dei 7 chakra, no? E normalmente l'hanno connesso con il sistema nervoso, ma in realtà sono connessi con il sistema endocrino. Perché? Cosa sono questi chakra? Questi chakra sono dei vortici nel campo magnetico, e che questi vortici vengono creati per il fatto che questi ghiandole endocrine succhiano il campo magnetico all'interno. Nel succhiarlo si forma questo vortice. Certo.
Quindi questi vortici, esattamente come il vortice dell'acqua nel lavandino, non possono esistere senza il campo magnetico, perché fanno parte del campo magnetico. Normalmente le disegnano come dei vortici così distaccati, no? Dei coni che di parte Esatto. del corpo eterico, ma certo, difatti, diciamo che questo ti conferma proprio che esiste un campo. Esatto, questo è il campo magnetico e poi ho cominciato all'inizio a trattare meridiani e chakra, aprirli, come si fa con Running Healing, come si fa con Reiki, però quello che ho visto anche quando si fa con l'acupuntura, quello che ho visto è che questi sono trattamenti sintomatici a livello energetico, perché il fatto che tu hai fatto acupuntura al meridiano, per esempio, dell'intestino grasso, e la persona si sentiva meglio perché aveva mal di spalla. Però non chiedo una domanda come mai si è bloccato il meridiano dell'intestino grasso. E risulta che non è sufficiente fare acupuntura. Dovrei chiedere la domanda perché si è chiuso questo meridiano? Perché se non ho chiesto una domanda, il meridiano si richiude un'altra volta. E devo correre e fare tutto il tempo acupuntura per aprirlo ogni volta. Sì, Ma siamo fermi alla frontiera dove si cura solo il sintomo, insomma. però questa volta il sintomo a metà strada è a livello energetico invece di essere a livello fisico. Certo, infatti. Però prima dell'energetico cosa c'è? Cioè prima dell'energetico c'è il psicologico. Perché dietro ogni blocco energetico c'è un conflitto psicologico non risolto. E quando si crea questo conflitto psicologico, quando la persona si affronta un evento nella vita e lo rifiuta, perché non ha capito che noi siamo venuti alla vita per fare l'aggiornamento, non ha capito che durante la vita ci sono degli esami, difficoltà, dei problemi, dei ostacoli. E ha pensato che questo contro di sé e di conseguenza ha rigettato la difficoltà, pensando che era una vittima. Infatti il vittimismo è uno dei problemi principali che non ci permettono di superare gli esami, di metterci come vittime. Quindi dietro il blocco energetico c'è il conflitto psicologico che deve essere elaborato e arrivare a completare il processo d'apprendimento, perché dietro ogni conflitto c'è potenziale d'apprendimento. Certo, ma non credi, Nader, che questo, queste tue parole ci diano ancora di più l'opportunità di capire quanto sia importante prima di tutto, appunto, capire chi siamo, no? Cioè, Cioè infatti io chiedo due domande. Io chiedo due domande. La prima domanda che chiedo al paziente è: per cosa sei venuto alla vita? Rimani così, dice, ma questa domanda nessuno mi ha chiesto. Dico, adesso lo ti chiedo io. Dice, non ci ho pensato. Ah, pensa adesso. Dice, sono venuto per vivere. Dico, ecco, c'è uno che vive in ospedale in coma. Sta vivendo. È sufficiente? Dice, no. Allora, non è sufficiente solo per vivere, dobbiamo fare qualcosa, no? Dice sì. Ah, sono venuto qui per fare figli, per vivere, per fare bella vita e per dare ai miei progeniti poi la vita. Dico, questo è una caratteristica animale, perché anche gli animali fanno questa cosa, che vengono, vivono e danno la vita ai loro progeniti e muoiono. Ma noi abbiamo qualcosa in più rispetto agli animali. Noi usiamo questo corpo come strumento per poter fare l'aggiornamento, per poter cambiare, crescere e evolvere spiritualmente. Quindi, vede, dietro il conflitto psicologico c'è potenziale d'apprendimento che ti permette di cambiare e crescere spiritualmente. Quindi si connette anche la dimensione spirituale nel conflitto psicologico. E questo nella psicologia non viene preso in considerazione per niente. E poi Grazie. attribuiscono tutto alla vita infantile, tutti i traumi che ha avuto con i genitori, tutto quello che è successo in lui.
è ancora una visione sbarrata, ecco, nel senso limitata, ecco. Perché? Perché in realtà l'anima ha scelto i genitori che hanno questi tipi di problemi per poter, per poter fare l'aggiornamento. Quindi è questa visione dell'aggiornamento. Anziché dire sono venuto qua per evolvere, dice no, sono venuto qua per aggiornarmi. È una visione molto... Mi piace questa cosa. Ma, sì, ma in realtà noi ci aggiorniamo per evolvere alla fine, no? Sì, quindi... Una volta che è presa la vita in questa maniera, no? Allora capiamo e sappiamo vivere la vita in maniera molto diversa, perché se io so che sono venuto per l'aggiornamento, o come se l'università, so che è una cosa temporanea, sono qui di passaggio, no? Quindi applico il proverbio arabo che dice fai per il tuo giorno come se tu morissi domani, e fai per il domani come se tu vivessi all'eternità. Quindi ogni giorno dico, questo è l'ultimo giorno mio, grazie a tutti, vi amo tutti, scusate se ho fatto male a qualcuno, perché tanto domani io parto in Australia o muoio, no? Quando hai notato che quando qualcuno parte molto lontano diventa molto amato, molto, tutti lo vogliono, l'hanno perdonato. Allora se così dico, facciamo ogni giorno questo gioco. Senti, mi fa sorridere perché una nostra amica Ilaria Monalisa dice oddio, ho scelto i miei, che pazzia ho fatto, ha scritto, bellissimo. Allora lui capisce che ha scelto i suoi proprio perché per fare aggiornamento bene. Esatto, perché questa è la necessità della sua anima. In realtà l'anima quando sceglie i genitori le sceglie per il principio della risonanza. Cioè c'è una risonanza fra l'energia dell'anima e quello dei genitori. Senza questo principio l'anima non può essere aggiunta a questo neonato. Quindi se ho scelto genitori che hanno questi problemi, perché anche io ho problemi simili dalle vite passate che non sono stati risolti, ho bisogno dell'università per poter riviverle e risolverle. E nel fare questo noi liberiamo i genitori dal senso di colpa, però rimane la responsabilità dei genitori verso i loro figli per farli, aiutarli a individuare il cammino loro e poter sentirsi realizzati nella direzione adeguata ai figli. Non è che vado a convincere mio figlio che deve diventare medico. Perché io mi piace la medicina, perché dico no, io osservo il mio figlio, cosa è la cosa che piace a lui, cosa è la cosa che a lui fa senza sforzo, e metto l'accento su questo, lo appoggio per poter realizzare questo. E questo è un discorso molto interessante, Nadia, perché tanti genitori pensano che i figli siano fatto per privati, di proprietà personale, e quindi anziché ascoltarli e aiutarli a tirare fuori quelli che sono i loro talenti. Infatti addirittura dico un'altra cosa, tu osserva il tuo figlio e guarda quale la materia è più bravo. Per questa materia porta a lui o a lei un maestro privato per rinforzare la parte forte che ha. Certo. E non portare un maestro per la parte debole, perché la parte forte avrà gratificazione su quel fronte. Chiaro, avrà successo. Certo. Perché lo farà senza sforzo, senza perdere tanta energia. Quindi chiaramente tutto questo ci connette con la prima domanda, per cosa siamo venuti alla vita, e la seconda domanda dice chi sei tu? Perché questa domanda è importante? Perché nell'aggiornamento ognuno prende una via adeguata specificamente in maniera individuale. Per poter sapere qual è la via individuale, allora guardiamo nella sua faccia e determiniamo un codice. E ogni persona ha un codice. Il tuo codice, per esempio, tu sei una persona altruista, ti piace aiutare gli altri. Ok? Inizialmente era molto importante il riconoscimento, voleva il riconoscimento degli altri. Cosa hai trovato? Mancanza di riconoscimento.
Allora sei arrivato al punto, dice basta, non mi serve più riconoscimento, io faccio quello che faccio con amore e basta. E così hai fatto cambiamento. Infatti, no le nostre difficoltà derivano dal nostro desiderio, dalla nostra necessità. Perché una cosa che non mi interessa non mi fa difficoltà. Quella che non mi interessa non ho aspettativa. Dove ho il problema? Dove ci sono aspettativi. Infatti, dalle aspettative abbiamo le delusioni e così sappiamo esattamente la via. Se supponiamo che una persona non sa fare i codici, no? Dice io non so fare codici, come posso sapere qual è la mia direzione nella vita? Mi chiedono come sappiamo qual è la mia professione? Le dico, cosa ti piace fare gratis come hobby? Mi dici, dico, quella cosa fa la tua professione. La cosa giusta è la cosa che sei pronto a farla anche gratis. Perché mentre lo stai facendo sei felice. E più che felice non vuoi essere, giusto? Certo. E questa è una cosa. La seconda cosa, sempre dico, Dio ci ha dato un meccanismo molto semplice per sapere e trovare il nostro cammino. Ci sono due segnali. Il primo segnale è il segnale della felicità. Il secondo segnale è il segnale della sofferenza. Il segnale della felicità cosa ti dice? Che quello che stai facendo è la via giusta, vai avanti. E quello della sofferenza ti dice che quello che stai facendo è Cambiare hai bisogno di cambiare qualcosa. Allora mi dici, sì, ma come posso sapere cosa devo cambiare? Molto semplice. Ogni sofferenza deriva da un'aspettativa, da un desiderio non compiuto, vero? Dice sì. Bene. Questa aspettativa che aspettavi di prendere qualcosa per te stesso è esattamente quello che devi imparare a dare agli altri. Tutte le cose che ti mancano sono le cose che devi imparare a dare agli altri. E diventa semplice quello che devi fare nella vita. Allora, tu metti una lista di tutte le cose che ti fanno sofferenza, una lista di tutte le cose che ti fanno felicità, però attenzione di fare differenza fra felicità e piacere, perché il piacere è il risultato di prendere qualcosa dal fuori verso dentro, mentre la felicità è il risultato di dare qualcosa da dentro verso il fuori. Questo si chiama amore, l'amore che crea la felicità. Non acquistare nuove cose, non poter essere più forte, non per essere più famoso, non per essere più ricco. Tutte queste cose fanno solo piacere. c'è il bisogno dietro. Esatto, desiderio. E il piacere è temporaneo, passeggero, mentre la felicità è continua. Quindi chiaramente cominciamo ad essere più consapevoli di come anche aiutare le persone nel processo della terapia. Perché individuiamo, possiamo individuare esattamente dove sono deviati e possiamo saperlo dai loro conflitti psicologici. E l'aggiustamento di questo è esattamente di arriva uno e dice: guarda, io il mio padre proprio non mi guardava, ero trasparente, amava tutti i miei fratelli, ma io non mi guardavo. Di qua, cosa avresti voluto dal tuo padre? Niente, volevo un po' di attenzione, un po' di una buona parola di appoggio, di incoraggiamento. Dico, tutte le cose che avevi bisogno di tuo padre, cominci a darle al tuo padre. Anche se il tuo padre adesso ha 80 anni, quello che deve fare è esattamente convertirlo nel tuo figlio e cominciare a dare tutto ciò che avresti voluto che lui desse a te. Desse a te. Quindi questo, una volta che hai avuto il successo di farlo, cosa fai? Poi la stessa co cosa cominci a applicarlo con altre persone che non sono il tuo padre. Perché col tuo padre hai fatto la pratica, hai fatto il cambiamento, hai imparato come un laboratorio, no? Una volta che hai imparato cosa deve fare, lo prende e lo applichi su altre persone fuori. In questa maniera, in poco tempo le persone sono
consapevole del cambiamento. Però, e qui arriva la terapia, il problema qual è? Che non è sufficiente essere consapevole del problema dal punto di vista cognitivo, mentale, razionale. Perché qui dentro, in realtà, cosa è successo? Ci siamo? Ah, ci siamo? Sì, ci siamo, Nader. Qui dentro, in realtà? Allora, qui dentro, in realtà, fammi ricordare qual è il filo era. Stavi raccontando che quello che tu facevi per hai incominciato a fare esercizio in casa con tuo padre, poi hai incominciato a farlo anche fuori, in questo modo le persone sono cambiate, hanno avuto l'opportunità. No, no, non è quello, parlavo della parte razionale che non è sufficiente. Però solamente essere consapevole della parte razionale, perché con tutta la buona volontà, se ci sono dei blocchi energetici dietro il quale ci sono delle emozioni bloccate, anche se mentalmente hai capito, e questo blocco continua a esercitare il suo effetto sul tuo pensiero. E qui arriva la funzione dell'intervento terapeutico che abbina sia l'energia con la psicologia, con il corpo fisico, con la spiritualità. Questi aspetti, il lavaggio energetico e emozionale è una tecnica che potete vedere nell'internet mettendo lavaggio energetico emozionale, dando energia alla persona, l'energia comincia a correre e fluire dentro il corpo, andiamo a toccare certi punti nel corpo dove sappiamo che ci sono dei nodi emozionali bloccati in quel posto, e liberare questi punti, allora la persona ricomincia a vivere, comincia a rivivere tutto quello che ha avuto nel passato, anche se è avvenuto 30 anni fa, o quando aveva 3 anni, o aveva un mese, o addirittura durante il parto, o addirittura il trauma che ha avuto nella vita passata, si ricorda benissimo, la vive completamente, la esprime, e mentre esprime arriva poi alla consapevolezza della valenza del conflitto e del cambiamento che sta succedendo, con un senso di liberazione dopo il lavaggio, un senso veramente di libertà, un senso di vuoto interno, e la persona esce pronta per affrontare poi le difficoltà della vita con consapevolezza e con coscienza, che è venuto veramente per fare questo processo di aggiornamento. Quindi il lavaggio energetico è una tecnica, ci sono altre due tecniche, una si chiama FEEL, Fast Emotional Elaboration and Liberation, dove si basa sul principio che per ogni conflitto c'è un indirizzo ben specifico nel corpo. Nel sapere, per esempio, hai mal di spalla, subito sappiamo che è legato al meridiano del polmone e del intestino grasso. Polmone, paura di abbandono. Se nella parte sinistra, abbandono della mamma. Se nella parte destra, abbandono del padre. Poi c'è una paura della critica che blocca il meridiano del intestino grasso. E nel bloccare tutti e due i meridiani davanti e dietro, allora si è creato la spalla congelata. E nel sapere questo, invece di andare a fare un processo psicologico, andiamo direttamente a mettere la mano sul problema con la respirazione e con il movimento oculare, quel nodo si scioglie e la persona in pochissimo tempo, anche se ha fobia, che ha avuto fobia per tutta la vita, anche se ha dei problemi che non ha risolto con trattamenti psicologici, con pochissimi minuti la persona si libera in maniera definitiva. E questo è il film. Mentre il TTRT, il Transtemporal Regression Technique, anche una tecnica con un po' di dondolamento della persona senza fare ipnosi, la persona comincia a ricordare quello che è successo nella vita passata, si ricorda come è morta, e si ricorda anche cosa è successo dopo la morte, dove è andato, come è entrato nella luce,
Come è arrivata una commissione? Come uno nelle commissioni è venuto e ha dato a lui o a lei il messaggio o la missione per questa vita? E quando torna un'altra volta alla pancia della mamma, torna senza il conflitto traumatico che ha portato alla morte della vita passata. Quindi chiaramente nel fare questo la persona anche si libera completamente. E non torna più perché noi stiamo facendo un lavoro di anima, non lavoro della psiche. Cioè, cambiamo la frequenza energetica dell'anima, quindi la psiche, siccome è il risultato dell'interferenza fra anima e cervello, se l'anima è pulita, anche se interagisce con il cervello, esce fuori psiche pulita. Ma nel trattare la psiche senza pulire l'anima, tutto il tempo l'informazione dell'anima torna un'altra volta, e dà fastidio alla persona e non sa cosa deve fare per liberarsi dal suo problema. Okay? Quindi, chiaramente, nel fare questo, la nostra terapia prende un senso logico, ma soprattutto aiuta la gente non solo risolvere i conflitti psicologici, perché una volta il conflitto psicologico risolto, la malattia fisica scompare Certo, sì. e risulta che la malattia fisica è la spia del conflitto psicologico non risolto. E il conflitto psicologico è la spia di un potenziale d'apprendimento dell'anima che non è stato completato. Quindi chiaramente nel capire e sapere tutta la mappa, e questo ho scritto un altro articolo anche Avanzato, esatto. dove collego tutti i conflitti psicologici con l'energia e con gli organi interni in maniera che abbiamo una mappa completa che ci porta a creare un nuovo paradigma di medicina che costa pochissimo, ma soprattutto ti dà dei risultati. Chiaramente bisogna anche precisare, una persona che ha già un processo irreversibile, per esempio ha avuto infarto, c'è la cicatrice del cuore, non è che faccio il lavaggio energetico e la cicatrice scompare, bisogna anche capire questo. C'è tutte le problematiche che sono le malattie funzionali. Malattie funzionali, la sclerosi multipla è una malattia funzionale irreversibile. È malattia di Crohn, è malattia reversibile, l'asma è malattia reversibile, ipertensione è malattia reversibile, diabete, se diabete giovanile tipo 1, appena 1, 2, 3 anni all'inizio, quando il bimbo comincia ad avere questa diabete, è ancora reversibile, ha potenzialità di reversibilità. Diabete non insulindipendente è reversibile, soprattutto se lo prendiamo nei primi anni della sua insorgenza. Non ho capito, hai detto morbo di Crohn, ho capito bene? Morbo di Crohn è reversibile, Ah, colite ulcerosa è reversibile. reversibile, Reversibile. non irreversibile. No, tutte le malattie autoimmuni sono reversibili, perché in realtà non esiste malattia autoimmune. Esiste un danno nel tessuto che il sistema immunitario produce anticorpi contro il tessuto danneggiato. Quindi non sono gli anticorpi che hanno provocato la malattia, ma stanno cercando di riparare la malattia. E noi abbiamo pensato che i pompieri sono quelli che hanno fatto il fuoco, Sì. perché il 90% dei incendi troviamo anche i pompieri. Conclusione, i pompieri fanno incendi. Così abbiamo fatto con le malattie autoimmuni. Abbiamo trovato nella maggior parte dei casi ci sono anticorpi contro il tessuto, e abbiamo pensato che gli anticorpi quelli che hanno fatto il problema contro il tessuto. Ma ad esempio nella realtà attuale nostra, poi devo farti delle domande perché i nostri amici hanno scritto tante di quelle domande e io non volevo interromperti nel sentire appunto il racconto di quello che il percorso di questo tuo metodo, penso che sia molto interessante dare a te l'opportunità di poter spiegare qual è il frutto della tua ricerca. Ma nella realtà nostra attuale, a proposito di sistema immunitario e quindi di
riuscire in qualche modo in una realtà come quella attuale, dove noi sappiamo che abbiamo un problema, no, del coronavirus. Ecco. Sì. E tu che cosa consigli rispetto al scenario? Allora, per avere l'infezione virale abbiamo due condizioni. Per avere, scusami perché non si è sentito bene. Avere infezione virale Sì. abbiamo bisogno di due condizioni. La prima condizione è che dobbiamo avere il terreno adeguato per il virus. Senza terreno posso mettere il virus su un panino, mangiarlo e non mi fa niente. La seconda cosa, per avere infezioni virali, devo avere debolezza energetica. Se la persona ha il terreno, ma energeticamente forte, non ci sarà infezioni virali. Quindi le persone che hanno infezioni virali hanno queste due condizioni. Da una parte hanno un terreno. Cos'è il terreno in realtà? Il terreno è un organo che si è indebolito per un conflitto psicologico non risolto e di conseguenza la sua vitalità è scesa e il virus ha individuato le cellule che sono debole e le attacca. Attaccare. E paradossalmente il virus in realtà viene per il nostro aiuto, perché cosa fa il virus? Va ad attaccare le cellule debole per pulirle e lasciare solamente le cellule forti in vita. E questo è un meccanismo naturale, se guardiamo in natura, qualsiasi organismo vivente si indebolisce subito, viene attaccato da tutti gli altri organismi e lo distruggono. E sarebbe il principio dell'immunità di gruppo? No, no, questo è immunità di gruppo quando in realtà tante persone vengono esposte al virus e producono anticorpi contro il virus e quindi non sono più persone che trasmettono. Trasmettono il virus. Sì. Questo è buono, secondo me, è questo che bisogna fare, perché qui bisogna approfittare di questa occasione per dare una soluzione logica, scientifica e non continuare a fare delle cose che non hanno nessuna base scientifica, quello che viene fatto attualmente. Allora, nel fare il lockdown, adesso noi in Israele siamo in lockdown. Sì. E hanno, ogni giorno stanno trovando 5.000 contagiati. Il virus si trova dappertutto. Il lockdown non serve niente. Perché ogni gruppo ce l'ha il virus. Uno, due, tre, ce l'ha il virus. Tu chiudi questa città, dentro la città c'è il virus. Chiudi questa famiglia, dentro la famiglia sembra c'è qualcuno che ha già fatto, ce l'ha il virus. Quindi il lockdown non aiuta niente. Allora, in questo caso, cosa dobbiamo fare? Se torniamo prima, all'inizio era molto logico fare lockdown alle persone deboli che sono a rischio di morire dal virus, cioè isolarli e proteggerli, non solo, rinforzarli energeticamente per renderli resistenti di fronte al virus. E questo si può fare con dei mezzi che noi sappiamo in medicina e sono stati fatti dei lavori che hanno dimostrato l'efficacia, per esempio di vitamina C, vitamina D, lo zinco, la melatonina, l'artemisia. Ci sono delle piante che hanno passato anche dell'esperienza di migliaia di anni, come nella medicina cinese, che hanno dimostrato l'efficacia contro la malattia virale. Quindi dobbiamo essere aperti e non solo quadrati ad aspettare il vaccino. Il vaccino non è la soluzione. Perché? Perché dato di fatto abbiamo un vaccino per l'influenza e ogni anno muoiono di influenza bimbi e adulti. Quindi dicono sì, ma perché ci sono delle mutazioni e quest'anno non è esattamente il virus che abbiamo dato del vaccino. Non c'è nessun motivo che la corona non ci sia anche così, perché già hanno osservato delle mutazioni, il virus che c'è. Sul coronavirus, questo su cui stanno facendo le vaccinazioni, hanno già trovato le mutazioni, quindi la vaccinazione a cosa servirà?
Non servirà, è quello che sto dicendo, dico quello. Il problema qual è? Andare ad obbligare a fare un vaccino a tutta la popolazione quando noi sappiamo solamente meno di 1% della popolazione sono a rischio di morire del virus. Meno perché con il tempo, mentre stiamo andando avanti misurando più gente che sono contagiati, il tasso della mortalità va scendendo. Se all'inizio era 7% in Italia, è sceso a 4%, oggi stanno continuando a misurare, fare dei tamponi, senza rendersi conto anche il tasso della mortalità sta scendendo. In Israele è sceso sotto il 0,4% di mortalità e sta ancora scendendo perché stanno facendo tantissimi tamponi in maniera che, dico, da una parte è utile. Perché è utile? Perché ti dà il tasso di mortalità quello reale. Dall'altra parte è inutile perché? Perché è inutile andare a fare in questo momento tamponi e vedere che ci sono quasi 15% delle persone nella popolazione che hanno il virus. E non è che c'è un gruppo di persone che hanno il virus e non vuoi che questo virus passa a tutto l'altro gruppo. In tutti i gruppi c'è il virus. Dove vai? In tutte le città in Israele c'è il virus. Diciamo che potrebbe servire a contenere, ecco, la diffusione, no? Il Non si discorso. contiene perché ormai è passato. Non si contiene, è passato, si trova in ogni famiglia, almeno ce l'hai uno. Contenere chi? Contro chi? Non c'è. Questo era giusto all'inizio, ma questa idea adesso non è più valida. È diffuso, non serve più. Non serve più, già diffuso. Come dire, mi chiudo un gruppo che dentro il gruppo c'è già il virus. Cosa faccio? Niente, chiudo il gruppo per diffondere il virus dentro il gruppo, perché c'è qualcuno dentro che ce l'ha già. E quindi è inutile, queste misure oggi sono inutili, non sono basate su niente scientifico. Di conseguenza dobbiamo parlare di come rinforzare l'immunità delle persone. Quindi chiaramente non è il vaccino quello che mi dà l'immunità. Quello che mi dà l'immunità è la vitalità della persona. Cioè il sistema forte, Com'è? un sistema forte, un sistema immunitario forte, vuoi Sì, dire? e se il tuo sistema non è forte, abbiamo dei mezzi per rinforzare il sistema. Perché tutte le sostanze antiossidanti, quello che fanno, aumentano la vitalità del corpo in maniera che rende il corpo resistente. Quindi tutte le cose sono frutta, verdura, riposo, il sonno, attività fisica, anaerobica, di fare brodo di ossa, di mantenere la temperatura del corpo calda, soprattutto adesso che entriamo nella stagione di autunno e inverno. E le persone che sono a rischio possono in maniera preventiva prendere vitamina C. Vitamina D e lo zinco come prevenzione, che ha dato la prova scientifica che era valido per prevenire l'insorgenza delle malattie influenzali o simili influenzali. Mi sembra che devo finire, vero? No, stavo guardando. Guarda quanti like che stanno arrivando. Così. Senti, ma c'era una domanda che ha fatto una nostra amica prima, adesso devo andare a cercare, che era molto interessante perché tu avevi parlato di una cosa che affligge tanti, il vittimismo, che Sì. crea dei grandi blocchi. Ecco, lei dice come si fa a liberarsi dal vittimismo? Ha fatto una domanda molto importante perché. Bene, noi ci sentiamo vittime perché innanzitutto ci danno l'educazione così del vittimismo. Quindi, cosa facciamo di fronte a questo? Dobbiamo punire quello che ha fatto il delitto, giusto? Perché io sono vittima, io non c'entro niente. E mi hanno colpito Sì. e mi hanno abusato sessualmente. Ma io stavo nella strada e mi ha colpito la macchina, no? Allora
nell'essere vittima così, io non faccio cambiamento, perché io non c'entro niente, il problema è lui che mi ha attaccato, no? Quindi mi impedisce di pensare addirittura che io devo fare qualche cambiamento, perché se mi è successo qualcosa, anche se la causa è totalmente esterna, sempre c'è un motivo dietro. E ti do un esempio, no? Una amica mi chiama e piangendo, e perché un martello caduto sul suo dito di piede e non è gonfiato questo dito, e non sa se c'è la frattura e deve andare all'ospedale o no. Dico: ma quale dito? Dice: il piccolo, il mignolo. Dico: di quale piede, destro o sinistro? Mi dice: destro. Dico: come va con il tuo ragazzo? E comincia a piangere, perché il ragazzo l'ha tradita e l'è andata via, è andato via. Allora, cosa è successo? Addirittura il martello caduto sul dito della vescica urinaria legata a un conflitto psicologico sessuale, no? Allora ho detto auguri, perché invece di andare da un medico cinese per fare l'acupuntura, hai fatto il martello puntura, il martello caduto. E infatti il dolore, l'infiammazione e il rossore che c'è lì, tutto questo chiama energia per liberare il blocco energetico della vescica urinaria, però viene completato quando è consapevole del problema. Quindi nel sapere questo, dice: wow, incredibile, cioè, non pensavo che un martello poteva fare. Addirittura è diventata contenta di liberare il blocco che aveva. Quindi consapevolezza. Stavo per dire che quindi la consapevolezza è quella che fa la differenza. E fa la differenza. Io non sono vittima. Fra l'altro, quando faccio anche il lavaggio, da come la persona piange, durante il trattamento dico: tu non sei vittima. Cambia subito. Respira invece di piangere in questa maniera, e fa il cambiamento e comincia a respirare, e non è più vittima, perché ha capito che è venuto qui per fare l'aggiornamento, e questa difficoltà viene per servirlo, per crescere ed evolvere. C'è una domanda che è anche bella, che è scappato Elga: può succedere che i figli di genitori complicati sono venuti per aiutare a far cambiare i propri genitori? Senza dubbio sì, perché in realtà... Figli meravigliosi. Come? Esistono genitori complicati con figli meravigliosi. E allora uno si chiede: forse questo figlio è venuto per aiutare il genitore a evolvere, non viceversa, no? Sempre, anche quando c'è il problema del figlio o senza il problema del figlio, infatti due figli lo stesso genitore vedono diversi aspetti nei genitori. Sì. Di cosa dipende? Del bagaglio informativo che ogni anima viene. Uno viene per un aspetto, per esempio perché il padre è aggressivo, e uno viene per un altro aspetto perché la mamma non dà amore, no? Ma il padre aggressivo all'altro non dà fastidio, capito? Quindi ognuno di noi vive il fastidio secondo il contenuto della sua anima. Quando io faccio un lavoro con mio padre, cosa faccio? Aiuto il mio padre a superare il suo esame come il mio, perché abbiamo lo stesso esame. E nel dare amore al mio padre, in realtà ho ridato quello che il suo padre non ha dato a lui. E così ho risolto, anche aiutato lui di risolvere il suo conflitto con suo padre. Senti, stanno chiedendo: ma dov'è che si fa il lavaggio energetico? No? Stanno facendo un po' di domande. Completiamo questo tuo discorso della tua ricerca, nel senso che, quindi, se uno vuole, quindi, come dire, o per piacere personale, cioè per desiderio di crescere, di indagare e di
migliorarsi, di evolvere, no? Ecco, di più. Quindi lo può fare in termini personali. Poi ci può essere chi può frequentare tutto questo tuo, perché tu, io so anche che tu adesso, cioè, preparerai anche delle persone che potranno esercitare, no? Ah, ci sono già in Italia, basterebbe scrivere nel Google lavaggio energetico emozionale, Sì. escono fuori tutti gli operatori che hanno imparato perché hanno fatto i corsi, fra l'altro faccio corsi anche adesso online per la situazione. Adesso glielo diciamo ai nostri amici, ma volevo dire, quindi loro hanno fatto tutto un percorso di formazione con te. Sono 5 livelli, no? Mi pare. 5 livelli in Italia e il sesto partiamo in Brasile per fare il corso spirituale, sì. Sì, e quindi cioè, se le persone vogliono fare un percorso loro proprio formativo o di ricerca o per prepararsi a esercitare una professione, possono quindi seguire, no? Questi. Certamente, certamente è un percorso, tra l'altro è un percorso anche personale, anche se non vuoi essere un operatore dopo. Sì. È un percorso di crescita personale perché durante questi corsi ti rendi conto di tutti i problemi tuoi e piano piano che andiamo avanti si risolvono uno dopo l'altro e poi ci sono due corsi straordinari. Uno è il corso dell'alimentazione. Questo è molto bello che dovevate fare in presenza a Pesaro, però lo farete online. Sì, questo dell'alimentazione, sì, dell'alimentazione. Al 10 e 11 ottobre, scusate, 10 e 11 ottobre lo fate online. Questo è molto interessante, però quello lo possono fare solo quelli che hanno già fatto 3 livelli, vero? È vero, perché il corso dell'alimentazione si basa tanto sul codice universale e il codice umano. Bisogna fare Per prima le quelli. persone che non hanno fatto questo corso sarà difficile a comprendere tutte le cose di base, Chi è che l'ha già fatto sappia che online ci sarà il 10 e 11 ottobre, giusto? Ecco. E poi so che invece ci sarà il primo livello, sempre online, perché adesso col problema del Covid tu non puoi sì. metterti, e quindi insomma tutto viene fatto. E purtroppo avrei voluto essere in Italia So che appunto al 24-25 ottobre ci sarà appunto il primo livello online, quindi. Chi è di voi interessato, approfittatene, io cercherò di farlo, ma forse sono impegnata in un'altra cosa. Però voglio seguirlo, mi hai bene. molto incuriosito. E questa sicuramente è una bella opportunità. Comunque, chi vuole sapere di più può andare appunto sul tuo sito naderbutto.com, E www.naderbutto.com. vedere, sì, registrare. Poi ci sono diverse sedi in Italia Sì. che possono rivolgere anche agli organizzatori nella sede. Seconda di dove uno abita, posso andare a vedere quali sono i referenti sul territorio. Ecco, ad esempio, io sto qua a Torino c'è Rosetta Sambati, ecco, per quanto riguarda il ecco, Esatto. così. E poi ci sono certe sedi che fanno proprio le persone che fanno il corso sono presenti in gruppo insieme nell'aula e io sono online, io le vedo e loro mi vedono e durante il corso posso fare delle diagnosi, posso fare Sì. delle elaborazioni alle persone perché il metodo è energetico e informazionale e tanto di quello che facciamo e lo spazio-tempo non è un limite, possiamo anche fare il trattamento a distanza. Sì. No, comunque è molto bello questo percorso che tu hai fatto di ricerca. Io sono contenta. Questa sera ti abbiamo un po' Grazie. trattato un po' più a lungo, ma insomma, abbiamo capito. Qual è il senso, ecco, di questo Esatto. lavoro? E sicuramente la differenza è proprio perché tu hai aggiunto l'anima, che di solito nessuno ha aggiunto. Sì, l'anima è il senso della vita, tutto c'è. Alla fine questo è l'essenza della terapia, è portare la persona a uno stato di benessere. Il benessere è uno stato d'animo nel quale la persona si sente in grado di realizzare i suoi progetti nella vita con un senso d'amore, felicità e libertà. Questo è il benessere. Qui mi chiedono dove possiamo incontrare il dottor Nader? In In Israele. Israele. Adesso non si può neanche andare. Attualmente sono in Israele, quindi.
non c'era. Sì, però ecco, diciamo che intanto andate in rete e guardate quello che c'è anche già, no? Dei tuoi video, quelli sul lavaggio energetico, ad esempio, appunto ci sono. E poi Sì. se siete interessati, seguitelo, ecco, nei suoi corsi e con le informazioni che vi fa, Io ecco. vedo una domanda qui, ci sono analogie con la nuova medicina germanica, si ispira ad Hammer? E questa è la domanda. Esatto, stavo leggendo Ci sono qua. delle cose simili, solo che Hammer è partito dal cervello pensando che il cervello è quello che produce la psiche, e nel metodo di Hammer non esiste né anima né energia. Quindi la cosa essenziale mancante nel metodo è un metodo meccanicistico simile a quello della medicina, solo che ha aggiunto chiaramente l'aspetto psicologico e già questo qualcosa. E io vedo molto interessante il lavoro di Hammer, soprattutto nel fare una mappa nel cervello, nella corrispondenza fra conflitti psicologici e zone specifiche nel cervello. Questo lo trovo molto interessante, anche se bisogna aggiustare i conflitti che non sono del tutto precisi, soprattutto quando si parla di conflitti territoriali. Per Hammer, per esempio, bronchi è un conflitto territoriale, vescica urinaria è un conflitto territoriale. È vero, ci sono diversi conflitti territoriali, solo che nel territorio ci sono diversi aspetti, c'è un aspetto sessuale, c'è un aspetto familiare, c'è l'aspetto dei genitori, c'è l'aspetto dei partner, ci sono diversi aspetti che non ha fatto queste distinzioni, ma come linea di principio la cosa bellissima che ha fatto secondo me da apprezzare è la divisione di questi conflitti e di fare una mappa del cervello in maniera che le persone che hanno un cancro nel cervello, si può sapere esattamente qual è il conflitto che la persona ha passato che ha provocato questo cancro. Bellissimo. Sì. Grande Nader, grazie, grazie, veramente grazie per questo tempo che tu ci hai dedicato. Grazie, grazie a voi, Ci grazie per questa opportunità. prendiamo già per un altro appuntamento. Poi Esatto. decideremo, insomma, l'argomento di cui parlare. Voi, cari amici, seguitelo e se siete interessati, perché il percorso di Nader è veramente un percorso molto prezioso, ecco, per noi, per la ricerca. Ecco, grazie che è tuo papà e la tua mamma che ti hanno fatto nascere. Ringrazio Dio che mi ha dato questa Esatto. scelta, sì. Esatto, Sei venuto a fare questo compito, e esatto. allargare le nostre menti, le visioni, ecco, della nostra mente di che cosa sia la medicina, di Esatto. cosa siamo noi. Ecco. E io vi ringrazio tutti quanti, cari amici. So che avete fatto tante domande, ma l'abbiamo già trattenuto sino alle 11 il nostro Nader, lui ha da lavorare, è già stato tanto carino, e poi abbiamo anche Grazie. lo scarto del fuso orario, e ti ringrazio davvero anche a nome di Enrico, di tutti quanti i nostri amici di Focus che ci hanno seguito. E abbiamo dedicato questo tempo proprio per permettere a Nader di raccontarsi quello che è stato il suo percorso, che cosa ha prodotto tutto questo suo lavoro. Quindi cercate chi è interessato di seguirlo, perché sicuramente è davvero, come dice lui, un buon aggiornamento. Yes. Buon aggiornamento a tutti e Buon aggiornamento a tutti. buonanotte, grazie. Buonanotte, io vi do appuntamento a mercoledì prossimo con un altro bellissimo ospite, però non vi dico niente perché vi voglio far vedere e gustare la sorpresa. Quindi noi ci vediamo mercoledì prossimo. Caro Nader, ti ringrazio infinitamente Grazie e Anna. ancora alla prossima e spero molto presto. Grazie. Buonanotte Buonanotte a tutti. a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. A